È stato un mese nero sul fronte della sicurezza nel mondo del lavoro. 20 le vittime in tutta Italia e da inizio anno, avverte l'INAIL, gli incidenti sono purtroppo in aumento. Sentiamo Silvia Santarelli. Rimasto schiacciato dai rulli di una macchina. Sono usciti i pompieri, l'ambulanza e tutto quanto, sta facendo un'indagine in corso. 39 anni, sposato, un figlio. L'operaio morto ieri in una fabbrica di materiale plastico nella provincia di Varese è la 20ª vittima sul lavoro nel solo mese di agosto. Non una fatalità, denunciano i sindacati. È il secondo incidente mortale in meno di 2 mesi nella stessa azienda. E per lunedì hanno indetto uno sciopero di 2 ore. Ma sempre ieri un altro incidente mortale a Ripi, vicino Frosinone. Bisogna dire che anche oggi è una giornata triste. Un altro operaio se ne va sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto sommerso dalla terra mentre lavorava alla costruzione di una casa di riposo. E poi, vicino Treviso, un altro lavoratore morto in una fabbrica istriana. Una strage che continua. Dall'inizio dell'anno a fine luglio i casi accertati dall'INAIL sono stati 600, in aumento rispetto all'anno scorso. Troppi rischi e poca prevenzione. E caso per caso la magistratura indaga. A Napoli oggi è stato rinviato a giudizio il datore di lavoro di un uomo morto mercoledì mentre raccoglieva meloni per 40 euro al giorno senza contratto.